La nostra pazienza non dovrebbe essere messa alla prova. Mosca, attraverso le parole della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ribadisce ancora una volta che le relazioni con l'Europa sono ai minimi termini e il rischio di un conflitto nucleare, per quanto da scongiurare, non è da escludere. Secondo l'ex presidente russo Medvedev, stretto alleato del leader del Cremlino Vladimir Putin, il mondo è molto probabilmente sull'orlo di una nuova guerra mondiale. Mosca invita dunque tutti a non sfidare la determinazione russa nel difendere i propri interessi. L'ennesimo avviso arriva il giorno dopo la telefonata Xi Zelensky, telefonata nella quale il presidente cinese si sarebbe mostrato preoccupato per le ambizioni di Mosca, ambizioni che non vengono frenate nemmeno dalla complessa situazione sul campo. In vista della prossima controffensiva ucraina, le truppe russe si preparano scavando trincee e allestendo fortificazioni nei territori occupati dell'Ucraina, in particolare al confine con la Crimea e nella zona attorno a Zaporizhzhia. A Melitopol si stanno concentrando gli uomini del leader ceceno Kadyrov. In diversi villaggi vengono filtrati ingressi e uscite delle persone. Secondo alcune fonti, poi, i russi hanno anche intensificato la propaganda, in particolare nei confronti dei bambini. Intanto questa mattina, in un bombardamento sulla città di Mykolaiv, almeno una persona è morta e 15 sono rimaste ferite. Durante l'attacco sono stati distrutti 22 edifici pubblici e 12 case private.